Mobile World Congress 2017, tra le novità presentate in questi giorni anche la nuova proposta di tablet di Samsung, anche se forse nel caso del Galaxy Book la definizione di tablet è un po' riduttiva, perché parliamo di un vero e proprio computer con Windows 10 a bordo nella sua versione più completa. Ma andiamo con ordine. Allora, le proposte sono due, quelle che vedete davanti a me. La prima è quella del Tab S3 che viene venduto con un display da 9,7 pollici. C'è da sottolineare il fatto che tutti i prodotti, sia il Galaxy Tab S3 che il Galaxy Book, nelle due versioni da 10,5 e da 12 pollici, sono messe in vendita con la connettività 4G compresa in categoria 6, quindi con una velocità di download strepitosa molto più alta di quella al momento disponibile nel nostro paese. Ma qual è la differenza fondamentale tra il Galaxy Tab S3 e il Galaxy Book? Beh, che il Tab ha Android a bordo e invece il Book a Windows 10. Bisogna sottolineare anche la scelta estetica fatta da Samsung, che in pratica ha uniformato la linea dei tablet con quella dei propri smartphone, con una parte posteriore in vetro ed un profilo in alluminio. Peraltro si può notare anche che lo smart connector del Tab S3 è presente, vuol dire che si può attaccare una tastiera ausiliaria esterna che in questo caso è opzionale. Altre caratteristiche di questo prodotto sono il processore Snapdragon 820 con 4 giga di RAM e con 32 giga invece di memoria disponibile. Altro elemento da sottolineare, la fotocamera, 13 megapixel nella parte posteriore e invece 5 megapixel nella parte anteriore. Ma da non dimenticare la qualità del display, un display AMOLED con lo standard HDR, quindi per una riproduzione dei contenuti multimediali con una dinamica dei colori molto più elevata e molto più sofisticata. Non bisogna dimenticare un altro dettaglio importante, cioè il fatto che sia il Tab S3 che il Galaxy Book avranno la nuova S Pen. Io la estraggo dalla confezione del Galaxy Book per mostrare una penna di una dimensione molto simile a quella originale, peraltro con una soluzione anche con un materiale gommoso sulla punta che rende lo scorrimento sul display molto più simile a quello che una penna normale fa sulla carta, quindi molto più gradevole soprattutto se volete scrivere un po' più a lungo. Anche il Tab S3 avrà la S Pen a bordo. Altre caratteristiche, insomma, ce ne sono tantissime che vi potrei citare, il prezzo non è ancora stato comunicato. Molte le caratteristiche da ricordare, tra cui la batteria da 6000 mAh che quindi garantisce un'autonomia molto elevata. Abbandono il Galaxy Tab S3 per dedicarmi invece al Galaxy Book. Abbiamo un computer in due versioni che vi mostro, quella cioè da 10 pollici oppure da 12, 10,8 e 12 per la differenza, sono le dimensioni differenti dei due display. Altra caratteristica da ricordare di Galaxy Book è il fatto che nella confezione di vendita ci sarà anche la tastiera compresa nel prezzo. Tra l'altro questa è una tastiera che non va ricaricata, si aggancia semplicemente al corpo del computer e in pochissimi secondi è pronta per l'utilizzo, con una corsa dei tasti tra l'altro molto gradevole e anche con uno spazio tra i tasti che rende l'utilizzo di questa tastiera piacevole anche quando si scrive a lungo. Il touchpad, tra l'altro, anche questo con una dimensione allargata rispetto al Tab Pro S che era in circolazione in precedenza, supporta anche le gestures con più dita di Windows 10. Differenze fondamentali sono soprattutto nel processore: il modello più piccolo ha un Intel Core M3 con 4 GB di memoria, con due possibilità invece di 4 GB di RAM, ovviamente, con la memoria interna da 64 o da 128. Il Galaxy Book invece nella versione più grande ha un Intel Core i5 con 4 oppure 8 giga di memoria e con una dotazione 4-8 giga di RAM, ovviamente con una dotazione di memoria da 128 o da 256
giga. Entrambi i prodotti promettono 10 ore di uso continuativo. E tra le varie caratteristiche, insomma, non c'è molto da scoprire del mondo di Windows 10 che conosciamo molto bene. Tra le caratteristiche invece del Galaxy Book c'è il fatto che questa posizione, quella della cosiddetta note taking, disattiva automaticamente la tastiera e rende più facile l'utilizzo della S Pen per qualunque motivo sul display. In questo modo è più facile disegnare, prendere appunti senza avere l'impiccio della tastiera, il cui funzionamento viene disattivato in automatico. Ma la posizione dei tasti è tale per cui comunque non toccherebbero la superficie su cui il Galaxy Book viene appoggiato. Vi segnalo un'ultima funzionalità importante per il Galaxy Book e anche per il Tab S3 che abbiamo visto in precedenza, che è quella del nuovo Galaxy Flow. Abbiamo visto già una prima versione di Galaxy Flow che funzionava tra il Galaxy S7 e il Tab S Pro. Qui invece si arriva ad una funzionalità un po' più evoluta, per cui è possibile far comunicare diversi apparati che hanno anche un sistema operativo diverso, perché il Gear S3, lo smartwatch a Tizen, in questo caso abbiamo Windows, i telefoni invece hanno Android, ma le informazioni passano dall'uno all'altro senza alcun tipo di difficoltà. Si possono passare contenuti da un prodotto all'altro, si possono passare i contenuti multimediali anche ad esempio dal telefono allo smartwatch e perché no utilizzare anche con il tethering automatico lo smartphone, il Galaxy S7 e il Galaxy Book piuttosto che il Tab S3. Insomma, una proposta molto completa quella di Samsung ad un prezzo che andremo a scoprire e soprattutto con una data di uscita che andremo a scoprire nelle prossime settimane. E da Barcellona è tutto.